caro saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano da casa, dal Merano Wine Festival 2024. Per me è un onore essere in presenza di Andrea Bignotti della cantina Bignotti dalla Val Camonica. Buonasera Andrea. Buonasera. Bene, parliamo chiaramente di una delle aziende che è presente qui al Merano Wine Festival. Qual è la vostra linea che avete portato, i vostri vini che state presentando in questa edizione? Beh, noi abbiamo una linea di 8 prodotti, 4 rossi, un bianco fermo e 3 spumanti. Qui saremo in presentazione con i 3 spumanti a metodo classico. Bene, ma spumanti in metodo classico fatti con uve? Fatti con uve di base Chardonnay e Müller sul brut d'entrata. Poi invece abbiamo delle cose un po' più particolari fatte con la Barbera e con lo Chardonnay. Comunque lo Chardonnay è il minimo comune denominatore di tutti i nostri prodotti. Che cos'è che fa la differenza tra le vostre uve e quindi le caratteristiche dei vostri vini e quelle di altre zone? Cioè, qual è l'espressione della Val Camonica? Beh, la Val Camonica è un territorio piedemontano, insomma, quindi noi siamo coltivatori di vigneti di montagna, vinifichiamo solo le nostre uve provenienti dai nostri vigneti che sono tutti terrazzati ed esposti a est. Coltiviamo circa 6 ettari e mezzo di vigna, tutte quante col sistema innovativo Guyot. Quindi un cambio rispetto alla tradizione storica della valle in cui i contadini coltivavano a tendone, perché una volta il vino era quantità perché era un alimento, era concepito come un alimento. Oggi invece si punta sul fare una qualità, soprattutto nelle nostre zone, molto affermata, molto mirata, e quindi ecco, puntare su una minima quantità ma su un prodotto di eccellenza. E che mercato ha il metodo classico rispetto, diciamo, a quello che è un po' il mercato dei metodi classici italiani? Beh, noi abbiamo un mercato molto particolare, nel senso che noi lavoriamo tantissimo in loco, perché avendo una bellissima struttura con una valenza storica abbiamo questa continua evoluzione di visite guidate, di enoturismo, insomma la gente viene volentieri a vedere dove è fatto il nostro Bollicine, che oltre ad essere molto molto buono ha tutta una storia da raccontare. Quindi è anche il luogo che racconta la qualità di un prodotto, grazie anche all'incoming, all'agriturismo che voi avete, no? Esatto, insomma lo sviluppare il sistema enoturistico è fondamentale per comunicare il nostro prodotto e tutti i prodotti della nostra cantina. E indubbiamente la Val Camonica si sta muovendo anche bene e la collaborazione anche con il territorio è molto stretta. Assolutamente sì, la valle è molto estesa, quindi parti dal lago di Iseo arrivando fino al passo del Tonale. Su tutto il territorio stanno nascendo nuove cantine e nuovi produttori che piano piano porteranno lustro a quello che è un prodotto di nicchia, un prodotto di eccellenza che è il vino di Val Camonica. Torniamo un attimo ai tuoi vigneti. Abbiamo detto vigneti terrazzati. Vogliamo spiegare anche a casa che cosa significa lavorare su un terreno terrazzato? Lavorare su vigne terrazzate significa essere abbastanza propensi anche al lavoro manuale, quindi basso uso di macchine ma uso di tecnologie, quindi strumenti quali motocariole, strumenti quali insomma sistemi che ti permettono anche la coltivazione del sottofila. Non usiamo per politica aziendale diserbi di sottofila, quindi il sottofila oggi è uno di quei punti molto critici dal punto di vista della coltivazione, perché l'erba sulle barbatelle va strappata a mano, non è che ci vai vicino con nulla. Quindi ecco, dopo non bisogna neanche essere solo chini sulla zappa, perché bisogna anche insomma pensare quindi a come proteggere il vigneto, perché da noi, essendo montagna, c'è il problema delle grandinate, c'è il problema anche di questi insomma eventi che possono compromettere la produzione, quindi reti antigrandine ovunque e produzione sempre di nicchia, piccole quantità ma di qualità. Quindi una produzione su cui investire, giusto? Quindi adesso con che annate state uscendo in commercio e come sono queste annate invece di questa vendemmia che si è appena conclusa? Allora, oggi i nostri vini hanno bisogno di lunghi affinamenti, quindi soprattutto per i rossi stiamo in commercio ora con i 2020, mentre sugli spumanti siamo con il 2019 e sul Furioso con uno spumante molto particolare col 2017. L'ultima vendemmia è andata abbastanza bene, abbiamo avuto un calo delle quantità per i problemi legati al freddo di giugno, però possiamo dire che abbiamo portato a casa una bella annata. Bene, e allora, visto che fate anche un incoming importante, allora ricordiamo un attimo anche quali sono i vostri riferimenti per quanto riguarda la cantina, l'agriturismo e che cosa vi aspettate un po' dalla stagione invernale.
Beh, insomma, ci aspettiamo una crescita costante come stiamo avendo negli ultimi anni, sempre di una clientela di qualità, di una clientela che vuole conoscere ciò che beve e conoscere il nostro territorio. Noi col nostro bed and breakfast, con la nostra cantina, possiamo promuovere una bellissima situazione, insomma, a 360 gradi. Valorizzare il territorio, tutti insieme. Assolutamente sì, grazie. Grazie mille. Grazie.